Ore 9. A Silico e Villa Verde il termometro supera già i 40 gradi. L'anticiclone africano Caronte avanza su tutto il bacino del Mediterraneo e il picco più alto è atteso proprio in Sardegna, dove si teme anche per il rischio incendi. Massimo livello di attenzione da parte della macchina della protezione civile, che grazie alla sinergia tra volontari, vigili del fuoco, forestali e barracelli, mette in campo un totale di 6.727 uomini, 928 mezzi e invita la popolazione a seguire le prescrizioni regionali antincendio. La regola fondamentale è seguire quelle che sono le prescrizioni regionali antincendi, le regole che sono indicate in modo molto chiaro lì dentro e soprattutto se viene avvistato un incendio da qualunque cittadino, chiamare il 1515. Nel 2022 la Sardegna, terra con ancora tante ferite scoperte, si è collocata al terzo posto per numero di roghi divampati, ma alcuni dati lasciano un bagliore di speranza. Rispetto agli ultimi 10 anni abbiamo una diminuzione, fortunatamente, del 46% ad oggi. E anche le superfici boscate percorse dagli incendi sono in netta diminuzione. Per rafforzare le strutture operative di vigilanza e lotta attiva agli incendi boschivi, di fondamentale importanza l'adesione all'iniziativa promossa e coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Dopo 17 anni abbiamo riattivato in Sardegna i gemellaggi con il volontariato di protezione civile di altre regioni, in particolare della regione Lombardia e della regione Friuli Venezia Giulia, oltre altre organizzazioni di varie regioni affiliate alle organizzazioni nazionali. È molto importante questo rapporto perché, oltre che supportare la Sardegna, le forze sarde nello spegnimento degli incendi e nelle attività di ricognizione, possono rappresentare dei momenti formativi molto importanti, degli scambi culturali tra realtà diverse.